Erano Benji e Fede con questo bel brano Sale. E adesso parliamo di una bella notizia, parliamo di qualcosa che rende Taranto più bella, perché non so se vi è capitato di andare recentemente in via Mignogna e di attraversare la strada. Bene, avrete visto un mix di colori al posto delle consuete e classiche strisce pedonali. Si tratta del progetto Color in the City dell'artista Domenico Campagna, che è qui con noi oggi a Cittadella. Benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno, deve avvicinarsi. Ecco, allora, il progetto che è stato autorizzato dal Comune di Taranto rappresenta una performance urbana, insomma delle strisce colorate che si vedono anche da lontano e che permettono di attraversare, io dico, con allegria. E lei ha però, questo lo devo sottolineare, una immaginazione e una creatività incredibile. Come è nato questo progetto? Beh, il progetto è nato dal desiderio di dare un po' di colore a questa città, anche se è una bellissima città, però ci sono dei momenti che quando guardiamo il cielo che è offuscato dai fumi dell'Ilva o altre situazioni grigie, e allora mi è venuta questa cosa di dare appunto un po' di colore e condividerlo con la città, insomma, con i cittadini. L'opera prevede anche la realizzazione, che però è temporanea, di alberi che sono, diciamo, rivestiti da carta velina attorno al tronco, colorate, e che adornano la strada. Questo è in realtà un abbellimento temporaneo. Invece la decorazione delle strisce pedonali, che ricordo obbligano i pedoni ad attraversare proprio sulle strisce ed obbligano chiaramente tutti coloro che portano un veicolo o autoveicolo a fermarsi sulle strisce per far transitare i pedoni, invece è una cosa permanente. Sì, quelle resteranno, e mentre appunto gli alberi sulle palme sarà rimossa, diciamo, l'installazione di colori fatti di carta. Per quanto riguarda le strisce è stata una cosa fantastica, insomma, ha avuto un riscontro eccezionale da parte dei cittadini. C'è stata molta partecipazione, molti complimenti, un sacco di gente, di bambini soprattutto, che si mettevano a saltellare sulle strisce felici, facevano notare i colori alla mamma o al papà. Ecco, quali colori hai usato? Ho usato i colori, prettamente i colori dell'arcobaleno, ecco, i sette colori, a iniziare dai colori primari, eccetera, complementari e via discorrendo. E quindi ho fatto una composizione che ho studiato prima con un progetto e poi l'ho applicato, ecco. Senta, proprio qualche minuto prima di entrare qui negli studi di Cittadella, lei mi ha detto che si sente più tarantino di tanti tarantini. Lei ama profondamente questa città? Se non l'amassi non mi dedicherei come mi sto dedicando, insomma. E quindi sto facendo tante di quelle cose che magari molti tarantini non fanno, oppure quando mi vedono fare queste cose ti dicono chi te lo fa fare, o fanno il bastian contrario. Insomma, a me queste polemiche, queste cose non mi interessano. Io vado avanti e cerco di fare del mio meglio appunto per dare colore alla città e diciamo diffondere la bellezza, ecco, nell'ambiente. Negli ultimi anni lei ha realizzato diverse installazioni in diversi punti del nostro territorio, però so che ha già in mente nuovi progetti. Attualmente sto pensando, abbiamo una riunione proprio domani sera in Città Vecchia per realizzare un nuovo progetto che si chiama Tappeto Rosso, che sarà realizzato sulla scalinata posteriore della Via Nuova, e quindi spero che accetteranno da parte del Comune, insomma, questo progetto, e che poi sarà realizzato. Poi ci sono tante altre cosette, insomma, che... Beh, però una la vogliamo anche ne vogliamo parlare un attimo, perché lei è andato all'interno della Villa Peripato casualmente e si è accorto di un'urgenza. Sì, questa urgenza, io sono stato con il signor Roberto Valentini, che lui, insomma, gira in lungo e largo la città, e ieri, andando a verificare un altro problema, in verità, che poi non esistiva perché era stato già risolto, niente, al ritorno mi fa notare questo elefantino e lui mi dice: guardi che molti tarantini sono affezionati a questo elefantino, possiamo fare qualcosa? E io l'ho preso subito a cuore, ho detto sicuramente sì, perché me la sento, lo so fare, credo di saperlo fare, e quindi ho preso, ripeto, l'impegno, presenterò la domanda al Comune per
sistemare questo elefantino che piace a tanti tarantini che sin dagli anni 50 si facevano le fotografie lì sopra. Beh, ma i bambini, grazie a questo intervento che tra l'altro è fatto a livello così volontario, tanti bambini torneranno a poter fare, diciamo, la foto su questo famoso elefantino. Esattamente, a cominciare dai genitori stessi che a loro volta avevano già fatto le foto quando erano bambini, molti me lo stanno già scrivendo. Un signore ha promesso di mandarmi una foto, che adesso ha 60 anni, ha detto: ti manderò una foto quando avevo 5-6 anni, 10 anni, non ricordo. E quindi adesso metteranno i loro bambini, i loro nipoti e spero che sia una cosa bella, insomma. Noi ringraziamo l'artista Domenico Campagna che ci ha raccontato del suo ultimo progetto Color in the City e poi di tutti i progetti che seguiranno a questo. Grazie a voi e buongiorno.